Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a giocare il Super Warrior, ovviamente aggiornato con il nostro Tenzing di colore blu. Il team non è nemmeno così malvagio, oltre alla nuova uscita abbiamo le due units free to play rilasciate all'inizio del quarto anniversario, tra cui un altro Tenzing di colore verde. Gli equipaggiamenti lasciateli totalmente stare, detto questo andiamo in PvP. Ok, primo game particolarmente difficile. Siamo contro un Fusion con il Mui come leader. Praticamente full 14, almeno a stelle rosse alte. Noi invece stiamo con i nostri tre pelati, il trio dei Chad, doppio Tenzing e Krillin. Vediamo un pochino come gira questo Super Warrior. Alla fine il team non è nemmeno così scarso, e me lo ricordavo molto più troll. Invece con i due nuovi personaggi usciti all'inizio del quarto anniversario. Comunque hanno tre sparking utilizzabili, hanno dei kit quantomeno decenti. Vediamo se riusciranno. Oddio, già Rising Rush. Se riusciranno a tenere il meta. Contro questo team la vedo dura perché è proprio altri livelli, però vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Ok, almeno Rising Rush parato. Almeno quello. Curiamoci di main. Ok, andiamo con il buon Tenzing verde che almeno è ranged, fa tanti danni di blast come il Tenzing blu. Spawna un'infinità di special. No, questa non ci voleva. Rientra Krillin nel Chad. Quanto tanca? Allora, tiriamo la verde, curiamoci. Se non sbaglio cura anche gli alleati. Tutti di un bel 10%. Infatti, altra verde. Ok, abbiamo rotto la sfera del drago. E ha sta ultimate in mano che è un problema. Molto bene, almeno andiamo in combo. E non ce ne ammazzano di ultimate. Bei danni devo dire. Bravo Tenzing verde, mi stai piacendo. Allora, facciamo così. Ok, possiamo andare in combo. Ora metterà sicuramente il Gito, ancora no. Vabbè, tanto non ho strike in mano. Sai che vi dico Rising Rush? Tanto è talmente tank, ha talmente tante stelle che i miei personaggi fanno troppa fatica a fare danni. Quindi pure se gli levo l'endurance mi va bene. E invece nemmeno quella. E invece stavo scherzando. Ah, metà HP si può anche curare. La vedo molto male, dai. Verdi più special. No, non è bastato. Niente. Peccato, poteva essere un'opportunità, ma quel Vegito tanca davvero da far schifo. Allora, la cosa buona è, grazie alla Unique di Tenzing Blu, alle verdi di Krillin e alla main, da tutti red barra vita gialla sono tornati full. Ora, questa ce la tanchiamo, con Tenzing Blu non dovrebbe ammazzarci. Ci siamo tutti refullati almeno quello. Va bene, qui mi becco un counter, ma fa nulla, sto a colore di vantaggio. Beh, oddio, oddio. I danni se li è presi, eh. Rimettiamo Krillin. Eh no, questa non posso prendermela. Per fortuna, perché questa non potevo prendermela in nessun caso. Ok, ho una verde, eh. Ho una verde, se riesco a stunnarlo. Eccoci. Allora, prima la tiro una da long range. Magari non si aspetta la seconda? Faccio la giocatona? No. Molto buona questa cosa. Ho un altro Rising Rush. Io so che Vegito ha l'endurance. Però io lo tiro uguale. Lo tiro uguale perché sono danni per il time up. Perché ci avviciniamo al time up. 60 counts. A sto punto. Proviamoci, almeno questa non l'ha parata. Ok, sono 4 milioncini e 3, onesti. Ora, torniamo in combo, ma qui di strike facciamo roba più che negativa. No, messo Vegito Ultra, cioè, a stelle rosse con
Il buff del Tear Futured non prende danni da comunque personaggi non in meta. Oh, dai, 18.000. Già stavo esultando per la kill. 18.000. Ok. Oh, belli però questi, eh. Questi sono danni a colore a sfavore contro un Gogeta 4 raddestellato. Quelle blast mi sono piaciute. No, questa non devo prenderla. O comunque il team è tanca da far schifo. Poi il fatto è che si curano all'infinito, visto che Krillin fa curare gli alleati allo switch. Vedete qui il restore di HP graduale. Quello è per via di Krillin. In più anche le verdi curano. Cioè davvero sono immortali. Oh mio Dio, ne ho ammazzato uno. Miracolo. Ora se riusciamo, finiamo anche il game in questi 15 secondi. Ok, calmi. Non mettere Vegito. No. Ah, ok. Questa la tanchiamo con Tenzing verde. Non voglio far morire nessuno. 7 counts, questa va in time up. Ora non so chi ha vinto perché io mi sono curato tutto il game. Cioè lui ha sicuramente più HP eccetera, ma io mi sono curato tutto il game. Pareggiamo le blast. Sì, si gode. Mazza, 4 milioni di stacco, GG. Ok, siamo contro Godkey con i droids come leader. Anche in questo caso ho visto parecchie stelle. Cioè pazzesco, faccio lo showcase del Super Warrior e becco solo team ultra meta red stellati. Va bene, tiriamo una special, vabbè, giusto per pescare la green. Ok, almeno possiamo entrare in combo, mettere il nostro Tenzing, tirare una verde e pescare anche la special. Comunque la verde del Tenzing dello Universe Survival Saga è davvero forte. Cioè mi piace tantissimo il fatto che stun e si peschi subito una special che poi anche è buffata, posta verde, è davvero tanta roba. No, peccato. Ok, alla ultimate può lockare, ma... cioè, il nostro team, ragazzi, boh... ma quanto tanca? Ma guarda sto Krillin, è il Chad finale. Attenzione, questo Super Warrior riserva delle belle sorprese. Cioè, anche contro il team di prima, che era un Fusion ultra red stellato con il Mui come leader. Cioè, comunque, sono arrivati al time up. Ok, con un Racing Dash parato, però al time up... e hanno anche fatto 16 milioni di danno. Quindi, attenzione, caruccio come team. Che poi, vabbè, non è free to play, ma quasi. Dovete solo pullare Tenzing blu. Vabbè, non è che adesso andare a pullare Tenzing per giocarlo nel Super Warrior. Però, se vi volete divertire, magari, una top 10k, il Super Warrior potrebbe essere interessante. Quanto meno divertente, considerate che io non ho nemmeno farmato gli equipaggiamenti. Ho tutti gli equipaggiamenti a caso, fanno schifo. Perché chi l'ha mai farmati gli equipaggiamenti Super Warrior? Ah, ok. Allora, qui possiamo mettere Krillin. Vai. Questa ce la tanchiamo, non è un problema. Sta cura graduale, poi tutte verdi. Cioè, Krillin è un Chad. È davvero un Chad. Allora, metto Tenzing blu che fa bei danni a colore a sfavore. Con le blast qui dentro fa davvero bei dannetti. Tiro la main e mi pesco altre carte. Guardate, oh, con le blast comunque. Questi sono i droids, non ricordo quante stelle, ma non bassissime. Ok, lo era immune. Qui te la prendi. No, che noia, 200.000. Te ne tiro un'altra, sorpresa. Niente, peccato. Peccato. Va bene, fino a quando è così non ci interessa, non sta facendo chissà quali danni. Racing Rush, a questo punto io direi di sacrificare il nostro buon Krillin, che ha fatto da supporto fino adesso, un enorme supporto direi. E invece no, altro Racing Rush parato, attenzione, si gode. Io penso che il game sia praticamente finito, eh. Ok, in realtà poteva tankarla con 18, non so perché non abbia switchato, però va bene. Ok,
perfetto. Facciamo direttamente così. E la finiamo con l'MVP di questo video, il buon Krillin. GG. Ragazzi, che ci crediate o no, mi sono divertito tantissimo a giocare questo team. La lineup in sé mi ha anche sorpreso. Oltre ad essere un sacco solida, è riuscita a fare i danni sufficienti per portare a casa le win. Soprattutto contro quel Fusion più ultra istinto full 14 stelle. Detto questo, vi saluto, noi ci vediamo domani con un prossimo video.